Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Marta Fontana dei Giovani Democratici Cecilia Bassanello, che è candidata in consiglio regionale. Il tema è quello della violenza sulle donne. Nella prima parte ci parlerà Marta, perché i Giovani Democratici hanno fatto un lavoro di mappatura, di approfondimento molto importante, molto interessante, tutto il tema dei centri antiviolenza e delle case rifugio, e lo vedete nella mappa qui al mio fianco. Vai Marta. Ok, allora innanzitutto abbiamo deciso di fare questa mappa con le strutture che si occupano delle vittime di violenza, perché riteniamo che siano delle realtà molto importanti che vadano appunto valorizzate e sostenute. È bene che ciascuno di noi sappia appunto l'ubicazione di tali luoghi, perché la violenza delle donne, appunto sulle donne, non è un problema solo per loro, ma è un problema di tutti ed è un problema collettivo. In particolare nella mappa si vedono appunto i centri antiviolenza e le case di rifugio, e i centri antiviolenza e le case di rifugio sono calati all'interno appunto di una più ampia rete di servizi che collabora per appunto tentare di arginare questo fenomeno e questo problema. In particolare la maggioranza delle persone, delle donne che si rivolgono e vengono accolte nelle case rifugio, appunto vengono accolte grazie alla mediazione dei centri antiviolenza. Inoltre queste donne per circa il 60% appunto vengono da abusi che sono stati fatti all'interno della famiglia, quindi da relazioni di unione e di convivenza. E proprio per questo motivo bisogna sottolineare che quando si parla di abusi non si parla solo di abusi fisici, ma anche di violenza psicologica e di violenza economica, e soprattutto in questo caso le strutture sono veramente importanti, perché appunto riescono a conferire una dignità e un'indipendenza alle donne che era prima stata sottratta loro. Infatti grazie al lavoro integrato appunto tra le case rifugio e i centri antiviolenza si riesce veramente a dare una nuova vita a queste donne. Inoltre queste donne tendenzialmente non sono occupate, ovvero non hanno una fonte di guadagno, e quindi in questo caso i soldi e i fondi dei centri antiviolenza piuttosto che delle case rifugio sono letteralmente una questione di vita o di morte. Poi appunto sempre quando si parla di centri antiviolenza si parla anche di sensibilizzazione e di formazione che viene fatta nelle scuole, perché è molto importante anche sensibilizzare i più giovani, perché gli istituti comprensivi assieme alle famiglie comunque sono coloro che formano gli adulti del domani, e quindi è importante loro insegnargli il rispetto e la dignità e appunto quali siano le disuguaglianze di genere che possono portare a violenze future, perché comunque appunto il rispetto e la dignità sono la base della parità di genere. E infine volevo concludere anche a nome di tutti i giovani democratici ringraziando tutti gli operatori e tutti i lavoratori che lavorano appunto in questo settore, perché è veramente importante, riescono a far rinascere delle donne, e parlo di rinascita perché una vita all'insegna della violenza non è vita. Marta, grazie mille. Cecilia, vieni, fai un passo avanti e... Sì, buongiorno a tutti. È compito della politica creare le condizioni e le opportunità perché le persone possano avere le occasioni di riscatto e di realizzazione, non solo facendo leggi specifiche, ma anche finanziandole, perché altrimenti le leggi rimangono monche. Non si tratta in questo caso di assistenzialismo congenito, ma di un aiuto concreto e temporaneo a quelle persone che sono intenzionate ad uscire da una situazione divenuta per loro non più tollerabile. Si tratta inoltre di consentire a pratiche e realtà già esistenti, quale l'associazione Donna Chiama Donna, di poter continuare la loro encomiabile attività, altrimenti destinata a galleggiare in balia degli eventi e di rimanere sterile. Strutturando i finanziamenti del centro antiviolenza, delle case rifugio e delle case di seconda accoglienza, e prevedendo una sorta di reddito di cittadinanza a queste donne che vogliono creare per sé e per i propri figli una nuova prospettiva di vita, non si fa altro che dimostrare di credere nella legge emanata 7 anni fa dalla Regione Veneto, dando significato tangibile ai suoi giusti contenuti. Oltre a ciò, mi piacerebbe venisse data ancora più importanza al rapporto tra centro antiviolenza e la formazione delle nuove generazioni,
quale componente del contesto più ampio dell'educazione sessuale e dell'affettività nelle scuole. Grazie. Ci tenevo che ci fossero Marta, da un lato, che raccontasse la testimonianza, il lavoro che ha fatto con i Giovani Democratici, e dall'altro Cecilia, che è candidata in consiglio regionale, è una iscritta del PD della città, di Alcugnano, che su questi temi si è sempre impegnata e li ha sempre seguiti. Siamo in un luogo che è simbolico, perché siamo davanti al Centro Comunale Antiviolenza, al CEAV, appunto, dove Donna chiama Donna, di cui si parlava prima, opera, è una delle strutture che stanno anche in questa mappa. Questo tema, il tema della violenza sulle donne, è diventato ancora più importante, ancora più scottante, ancora più urgente da affrontare dopo il tempo del lockdown. Con Fuori dalla Finestra avevamo anche dedicato uno degli appuntamenti, uno degli ultimi in ordine di tempo, proprio a questo, cioè come era aumentato durante il tempo del lockdown e appunto della, diciamo così, della costrizione in casa in tempo di coronavirus, come erano aumentate le violenze e la pressione sulle donne. Avevamo ascoltato Maria Zatti, che è la presidente di Una Chiama Donna, che è quella che ha lanciato anche qualche giorno fa un appello di cui parleremo tra poco. Avevamo avuto magistrati che raccontavano qual è stato, qual è l'impatto e quali sono, continuano a essere gli impatti sulle donne, come stavano già aumentando le segnalazioni. Quindi il tema oggi è ancora più caldo e ancora più urgente da affrontare. Dicevo prima dell'appello di Maria Zatti, l'appello dei centri antiviolenza ai candidati in consiglio regionale è quello di portare avanti misure concrete. Alcune le citavano prima, uno è sicuramente il fatto di individuare un fondo regionale che stabilmente finanzi questi centri, perché senza stabilità rischia di diventare un'attività che va a fiammate, che si basa solo sui finanziamenti magari comunali, sulla contribuzione di alcuni volontari. Invece abbiamo bisogno che queste siano strutture stabili e resistenti, così come, lo diceva bene Cecilia prima, l'idea di un reddito da 780 euro per le donne, per almeno 2 anni, per le donne che decidono di fare un atto di coraggio e quindi di liberarsi dal gioco, dall'oppressione, prendono coraggio, parlano con questi centri, con le persone che ci operano, però ovviamente il primo tema è quello dell'indipendenza economica, quindi quello è un fronte assolutamente necessario, anche perché, e insomma, dopo aver elencato giustamente tanti elementi di preoccupazione e anche di peggioramento per molti versi della situazione, citiamo un elemento positivo ed è quello che negli ultimi anni si vede un maggior coraggio in tanti casi nel denunciare, anche perché i centri sono più capillari, ne ha aperto uno a Cogolo del Cengio proprio l'anno scorso, e quindi c'è un maggior afflusso, che certo vuol dire anche che sono tanti, tantissimi gli episodi di violenza, ma anche che tante donne stanno prendendo coraggio. Ecco l'impegno che ci prendiamo, Cecilia è candidata insieme a me in consiglio regionale per queste elezioni che saranno il 28 settembre, Marta è impegnata con i Giovani Democratici, l'impegno che ci prendiamo è appunto quello di portare avanti fino in fondo questi temi. L'appello della Presidente Zatti è un appello fondamentale. Ecco, li portiamo avanti anche perché non lo facciamo da oggi. Mi viene in mente adesso, parlando, che proprio quasi 3 anni fa eravamo qui insieme a Verardo Dalmaso, che all'epoca era consigliere delegato alle pari opportunità del Comune, e Elisabetta Luise, che è un'attrice teatrale molto impegnata su questi fronti, per parlare di questo tema. Era la campagna delle primarie e ci impegnavamo sulle attività che il Comune poteva fare. Quindi ecco, è un impegno che prosegue, un impegno che deve andare avanti necessariamente, perché è un tema che merita tutta la nostra attenzione. Grazie per averci seguito, grazie Cecilia, grazie a Marta e buona giornata a tutti voi.